Allora, non mi è stato confermato da molti il fatto, però mi hanno detto guarda che lo puoi fare da solo, io ci provo. Felice di vederti. Massimo, non lo so. Ha bisogno del tuo aiuto, non esagerare. Torna in tutta sicurezza. Ok. Sorprendimi. So che dirti. Il medico, lo scienziato si reca sul campo. Jesus, sei un fatalist. Assomiglia a un Lush lungo, lo sai. Assomiglia a un Lush lungo. Ma proprio tanto, Non siate avventati. eh. Va bene, capo. Ma fammi leggere una cosa. Ok, abbiamo sempre tre svenimenti. Ce sono solo io! Ma che diavolo è questo odore? Fate attenzione. Ma che... È zolfo? Usa il rampino artiglio per ammortire. Che bello! Mostro sconosciuto. Va bene. Dimmi te. Oi. Ah, ma si praticamente la Madonna. Cosa fa? Ah, no, 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 no. Fatelo sussultare. Ha! Beh, tutto assomiglia davvero a Smog. Stavo stesse prendendo per il culo, ma sembra veramente Smog. Meno male che mi sono allontanato. Ma non ho... C'è un sasso. È uno Zenogiva. Lo Zenogiva faceva questo. Porca troia, è un missile a sparare. Cioè, già lo Zenogiva era, era un razzo a sparare. Ma io qua c'è sta un cazzo da prendere. Cazzo. Senti, faccio come faccio di solito, facevo con lo Zenogiva, no? Odore. Quello ha detto che cos'è questo odore? Che utilizzi delle fiamme al metano? O allo zolfo? No, allo zolfo, metano pure, puzza però. E come cazzo faccio? Non c'è posto. Ma non si avvicina a sto basso. Forse se facciamo sussultare il mostro qui, verrà intrappolato. Intendi qui? C'è solo un piccolissimo problema. Non ho munizioni. E lui non sembra affatto. Mamma mia, è istantaneo. Non lo puoi schivare. Ti curi? Un altro sasso qua. Niente, oh. Non ti lascia. Non ti lascia il tempo di fare niente. No, no, è istantaneo, non ti lascia il tempo di fare un cazzo. Allora, c'ha praticamente un build up di tipo... oh, hai rotto le scatole però. Su! Comincio a arrabbiarmi però. No, non si può schivare. Non riesco a schivarlo sto cazzo d'attacco. Grazie al cavolo che mi stordisci! Guarda!
Io se provo, ma non credo di riuscire a farlo. Vedi? Vedi, non fa un cazzo. Ma che cosa vuol dire? Che mi dici di far sussultare se non sussulta? A meno che... vabbè. Non ci sto capendo, ragazzi, non capisco. Cioè, quella mi ha detto fallo sussultare, ma non sussulta. Con cazzo. Se non posso neanche farlo girare, vuol dire che non posso neanche farlo sussultare. Deve esserci un trucchetto. Deve esserci un trucchetto. No, e allora non me... cioè, il gioco mi sta prendendo in giro. A meno che per sussultare non intenda proprio farlo... farlo andare a sbattere come faccio quando... cioè, quando farlo... senti, io t'attacco e basta. La da retta a questa. Sto fuori di capoccia. Quanto gli ho fatto di veleno? Ah, stavo 100 e qualcosa, 100 e qualcosa. I'm dead. Vincerò. Manca di, dici, io devi fa sussultate dalle munizioni, non te le dà le munizioni. La coda è morbida. Oh, e fammi andare a sulla testa. Sei libera già, però. Ci ha liberato. Allora tanto cazzo. Vale niente quella cosa. Le sue ferite si stanno rimarginando. Sta assorbendo l'energia dall'ambiente circostante. Non lo so. Fai molta attenzione. Sono più efficace. È che io che ne so? Sono da solo! Non c'è nessuno con me! Cazzo, ho conseguito l'incolzio di quel... se fosse tipo le Shari Svalda sarebbe più interessante come cosa, però... perché non mi voglio spoilerare un cazzo, quindi non vado a vedere cos'è sto mostro. Cioè, so, è palese che sia lo Zenogiva cresciuto. Cioè, non è neanche più grande dello Zenogiva originale, eh. Uguale. Solo mi viene da chiedere una cosa: perché lo Zenogiva aveva 6 occhi? Oh god. Ok. Posso. Ah, dura molto di più il, come si dice, l'ammorbidamento. L'ammorbidente. Cioè, quale ripetere? Ripetere sempre. Però sei decisamente bello, devo dire, eh. È il classico, il drago proprio classico, classico. Oh.
Ora, io posso capire che, è il novembre più caldo d'Italia. Però, come cazzo c'è entrato una zanzara in casa? Presto più attenzione a una zanzara che al mio. Io sono. Non c'è, c'è un motivo perché ho detto giocatore incapace. Aia. Vorrei alzarmi. Non me lo fa fare. Beh. Più veloce, più veloce, più veloce. Oh. Cosa c'ha? Vedi che è già finita. C'ha più fasi? Forza, tutti agli Eptero Wyvern. Dirigetevi verso quel muro crollato. Cioè, il multiplayer deve essere una cosa pazzesca, sta cosa. Si sta spingendo più in basso alla ricerca di energia. Cerca una faglia. I livelli inferiori potrebbero essere ricchi di depositi di energia. Ma questo quindi ogni volta si cura. Ci sono delle razze. Forse possiamo usarle per ripararci. Da cosa? No, non mi fido. Ok. So come i cristalli dei. La trappesca che si rompevano. Staccati! Ok. Paura. Non credo di farcela, però. Non per quanto riguarda. Cioè, non lo sto attaccando mai. C'è molti più attacchi fisici, però, eh. Certo, il laser lo spamma. Ovviamente, come faceva anche lo Zenogiava classico. Il piccolo. Dovresti alzarti. Mi piacerebbe tirarti a faccia questi. Che è successo? Ti ha preso di mira. Fai attenzione. Sì, vabbè. Ma che cazzo vuol dire? È Final Fantasy! Ma che cazzo è Tiamat? Magari. No, ho detto Tiamat, ma non è il Tiamat di Final Fantasy, non so come è fatto. Come Tiamat la conosco solo come regina dei draghi rossi. E anche una divinità mesopotamia, della Mesopotamia. Uno. Oh shit. Intanto ero già preso di mira, non ho bisogno che lui mi prenda di mira già. Pessima scelta. Infatti. Posso alzarmi? Ok. Non credo sia cavalcabile. Io ho visto che funziona. Ma sta stronzata, ma dai, ma non c'era bisogno dell'indicatore, non c'è mai stato bisogno. Già mi ha tolto il mantello. Io vorrei. Oh fuck. Dai. Ma così io non. Gatto è stato preso in pieno. Ok. Posso presupporre che tu sia una femmina? Non lo so. Però sarebbe perfetto come drago femmina. Solo perché ti ama te. È femminile come nome. Ma idea, ma lo faccio lo stesso perché non imparo. E non vedo.
Chi si muove? Non le romperà, spero. Oh mio Dio, è stato stupendo. Ma io ti voglio farmare fino alla morte. Ottimo lavoro di ricognizione. Ti voglio farmare fino alla morte. Ma io amo questo drago, ma è bellissimo. Solo perché è un drago normale, più o meno. Più o meno. Mo non so quanto ci sia di. Mo vabbè, probabilmente gli potevo rompere qualcosa prima che se ne andasse. Che cos'è? Vabbè, resistenza a stordimento. Ma che siamo pazzi? Ma io me la metto sempre quella cosa, altro che critico. Cioè io voglio fare questo mostro per tutta la mia vita. Ma è bellissima, porca troia. Ottimo lavoro. Cosa? Ha assorbito l'energia dall'ambiente. Eh già. Esatto. Ed è così che è riuscito a guarire naturalmente le proprie ferite. Eh già. Dopo aver assorbito una quantità di energia sufficiente, si dirige poi in profondità. Eh già. Non ne siamo ancora sicuri, ma a quanto pare assorbe tutta l'energia di una zona prima di spostarsi. Questa è la teoria della divisione analisi. Durante la fase di ricognizione ho fatto del mio meglio per osservare la zona e il suo ecosistema. Ah beh, tu avevi detto che facevi i cazzi tuoi mentre lui speriamo massacrati. E ho scoperto dei cambiamenti. Stavi parlando di assorbimento di... Potrebbe essere un'ipotesi azzardata, ma forse quella creatura è in grado di controllare l'energia che assorbe. Beh, se ci pensi bene, è il fatto che se quello è uno Xenogiva veramente adulto, che mo non ne so più tutto sicuro, se ci pensi bene, lo Xenogiva è nato dall'energia, la bioenergia. Magari è in grado di plasmare la profonda natura di quegli ecosistemi per sfruttarli a suo favore. Come si spiega l'esistenza di una creatura simile? Tesoro. C'è un solo mostro capace di assorbire l'energia di altre creature per accelerare la sua crescita. Credo che tu abbia ragione. Deve trattarsi di una versione adulta dello Xenogiva. Ma va. Immagino che stia facendo tutto ciò per la sua salvaguardia e proliferazione. Quella creatura non ha un'aria altruista. Sta riadattando l'ambiente per trarne vantaggio. Come voi. Come voi. Come noi umani. Come tutti. Cioè, c'è chi ci convive dentro il coso o chi lo cambia. Se un mostro del genere dovesse riprodursi, il mondo intero sarebbe spacciato. Temo. Guarda caso, però è solo, l'abbiamo scoperto adesso che sta nel nuovo mondo. Sa da quant'è che stava a crescere quel coso? Anche se adesso è sparito, sono sicura che tornerà di nuovo nello stesso luogo. Che è probabile che lo Xenogiva noi l'abbiamo abbattuto, sì, ma secondo voi non c'è stato nel passato un altro Xenogiva che è stato fatto fuori da un gigante razziatore? E noi lo aspetteremo. Bene, sapete già cosa fare, questo è tutto. Va buona. Va bene, capo. Per parlare dello scontro al ritorno dello Xenogiva, puoi accedere all'assedio con un tempo limitato per investigare sulla forma di tutto. Quando siete disponibili, il comandante apparirà con la viola. Su testa, l'assedio dell'armatura è solo disponibile solo per un periodo limitato. Non si potrà avviare al di fuori del periodo stabilito, anche se il comandante è presente. Può essere per tutte le volte che vuoi fungere da prova pratica per l'evento reale. Le ricompense ottenute dalle rivoluzioni cambieranno dopo il primo completamento. Cioè, perché il comandante qua non c'è sta. Nonno, qua non c'è l'ammiraglio, non c'è il nonno. Quindi vuol dire che l'assedio vero e proprio non c'è. E se ho capito bene, posso fare questa cosa per prepararmi allo Xenogiva più volte, più e più volte. Ma a che pro, alla fine? Per le ricompense che mi danno dopo? Faccio vedere la battuta di Stigio che... L'alfa è bella, che non me la ricordo, però non mi ricordo mai il personaggio che rappresenta, perché l'ho già visto un personaggio così. La beta però è ancora più figa. Che bello quell'elmo.
se voi ci avete capito qualcosa, ditemelo perché io non ci ho capito assolutamente nulla. Però comunque, allora, vedrò che posso fare. Come al solito, fatemi sapere la vostra. Commentate, scrivete le prossime gameplay. Domani, allora, se monto oggi, monto, non ho il tempo, mi sa, non ho la voglia, più che altro materiale, di montare per domani. Però potrei riuscire a montare The Outer World, cioè The Outer Worlds, domani mattina. Anche perché io sono andato avanti man mano. Perché il gioco in teoria, vabbè, The Outer World, ragazzi, se vogliamo prenderla tutta, The Outer World, la storia si può completare in 12 minuti. Ho visto la speedrun, si può completare in 12 minuti. Non me ne frega niente, io voglio giocarmela tutta da pace. Comunque, da un confuso, molto confuso Tonio, confuso e confuso che si colpisce da solo, ci vediamo ai prossimi video. Ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione, commentate sotto schienale. Di nuovo vi rinnovo il fatto che se volete giocare insieme trovate il nick, non perché ho bisogno di amici, perché sono asociale, altrimenti avrei chiamato qualcuno, ma c'hanno tutti da fare, o meglio stanno già giocando per cazzi loro e non ci voglio andare a rompere le scatole per uno che non sa giocare come me. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Vi ricordo che in Game Battle la mano si può cambiare il mondo. Bye bye.